Una testimonianza umana e cristiana per rimettere al centro la dignità di coloro che si sono macchiati di reati di natura sessuale, quelli che vengono definiti sexual offenders. Dare loro la possibilità di tornare a vivere nella società da uomini nuovi, diversi, ma soprattutto pentiti. Amministrazione provinciale e casa circondariale di Bari insieme per aprire loro nuove strade. L'idea è diventata progetto grazie ad un protocollo d'intesa firmato tra le due istituzioni con un obiettivo preciso: ridurre i rischi di recidiva per i detenuti. L'iniziativa rientra nel piano di interventi locali per il contrasto al fenomeno dell'abuso, maltrattamento e violenza di genere della provincia di Bari, denominato Rompere il Silenzio. Nell'ambito dello stesso progetto è inserita l'iniziativa Suonando le Stelle per un Natale di Solidarietà, presentata in provincia a Bari. L'evento è stato promosso dagli assessorati provinciali al personale, ai servizi, alla persona, in collaborazione con l'associazione Stella del Sud e la Vasco Show Band. La tribute band barese di Vasco Rossi si esibirà sabato mattina per i detenuti della casa circondariale barese. La legge che indica nella Costituzione l'obiettivo di rieducare e reinserire socialmente il reo, e questi progetti rappresentano quello che è un po' l'unione tra ciò che è il trattamento interno e quello che è l'esterno, con gli enti locali, con il volontariato e con tutto il terzo settore, può garantire per riuscire realmente a realizzare questo obiettivo e quindi a fare un percorso di risistenza critica e si spera chiaramente di reimmissione nella società per una persona che può aver sbagliato ma che ha sicuramente la possibilità di riscattarsi.